stand up, don't give up the fight, don't give up the fight, sveglia, lotta, sveglia, lotta, lotta per ciò che hai, lotta per ciò che hai, sveglia, lotta, sveglia, lotta, non arrenderti mai. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Why don't you don't know what's that is really worth? It does not that glitter is gold, and the story has never been told. So now you see the light, you're gonna stand up for your right. Oh, sveglia, lotta, lotta per ciò che hai, lotta per ciò che hai, sveglia, lotta, non arrenderti mai, sveglia, lotta, sveglia, lotta, lotta per ciò che hai, sveglia, lotta, get up, stand up, non arrenderti mai. Armi a Kiev ci rende di fatto come belligeranti, esponendo la nostra popolazione a dei rischi altissimi. Invece di perseguire il nostro interesse nazionale, l'attuale governo si limita a eseguire pedissequamente gli ordini di Washington, alla faccia del sovranismo. Il dell'Est è un'associazione che nasce con lo scopo di contribuire a tutelare, rinsaldare i tradizionali rapporti di amicizia e fratellanza tra l'Italia e la Russia, che sono soggetti purtroppo in questi ultimi tempi a uno sciagurato deterioramento. Se pensiamo quanto vanno a fondo le radici dei legami tra il nostro paese e la Russia, due dei principali simboli della Russia, il Palazzo d'Inverno e la Piazza Rossa, sono stati il Cremlino, sono stati costruiti con l'aiuto di architetti italiani. Pensiamo che il secondo consolato dell'allora impero zarista è stato presto presso la Repubblica di Venezia. Pensiamo che i primi ad intervenire in occasione del terremoto del 1908 a Messina furono i marinai della flotta imperiale russa di stanza nel Mediterraneo. Pensiamo all'aiuto per arrivare ai giorni nostri fornito dai medici russi che sono venuti fino in Lombardia. Qui a Modena c'è un comitato già formato da diversi mesi che è molto attivo in questo senso, aveva già dato vita a una manifestazione lo scorso marzo e a cui avevamo partecipato, una manifestazione purtroppo soltanto statica in una via non troppo centrale della città. Oggi, in occasione di questo corteo che ha attraversato la via Emilia per poi concludersi qua in questa stupenda piazza di fianco al Duomo di Modena, noi eravamo assolutamente convinti di dover dare il nostro sostegno, perché questa è, al momento, è la tematica che più ci vede coinvolti nelle mobilitazioni a livello nazionale. Allora, che cosa vi aspettate qui sul territorio da queste ben due azioni di dimostrazione? Purtroppo le ambizioni sono abbastanza limitate, nel senso che si fa un'opera di avanguardia, di sensibilizzazione nei confronti di una grande percentuale maggioritaria di persone che dimostrano ancora indifferenza a quello che sta succedendo in Italia, in Europa e nel mondo. E quindi un'opera per la quale serve una grande pazienza, la capacità, la disponibilità di parlare con le persone che normalmente hanno meno attenzione verso le tematiche della politica internazionale in generale. E quindi cercare comunque di rendere il più possibile consapevoli le persone che questa situazione ci tocca tutti, anche se a volte sembra toccarci solo indirettamente, perché le bombe non cascano sulla nostra testa, ma cascano sulle popolazioni civili ucraine, dell'est, dell'ovest, e poi riguardano soprattutto le forze armate russe e ucraine che sono impegnate in questo conflitto fratricido. Qua in Italia noi comunque dobbiamo far capire che in tutte le maniere possibili che a questa situazione non possiamo rimanere indifferenti, perché il nostro governo ha preso una posizione chiaramente di parte, sta ignorando la tradizionale
il tradizionale orientamento verso la pace della Repubblica Italiana, cui orientamento che è scritto nella nostra Carta Costituzionale, articolo 11, e cercare di animare quindi delle mobilitazioni che diventino sempre più nutrite e importanti, perché questo è l'unico modo nel medio-lungo periodo di spingere i nostri governanti a prendere in considerazione delle politiche, delle azioni che facciano pressioni sulle parti belligeranti affinché trovino un punto d'incontro, che si avviino dei negoziati, si inizi quantomeno con un cessate il fuoco per poi il prima possibile arrivare a una situazione di pace. Un'unica regia, un unico padrone! Né con la NATO, né con la NATO! Né con la NATO, né con la NATO! Né con la NATO, se non finisce male! Egregio Presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra, andare a far la guerra quest'altro lunedì, ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. NATO, NATO, guerra e distruzione, un'unica regia, un unico padrone. Noi, ha detto perso la guerra, siamo un pochino, diciamo così, succubi degli USA, dell'Inghilterra, della Francia, eccetera. Questi trattati si risalgono a 76 anni fa, e la guerra è finita da 78 anni. Io mi chiedo questo, ma se noi avessimo da pagare un mutuo, questo mutuo sarebbe, non lo so, non finisce mai? Sono Marco Meschiari del 3V di Modena. Ciao a tutti, buonasera. Allora, cosa ci porta qui in piazza e quali sono le proposte, diciamo, di 3V per fare fronte alla situazione che andrei a spiegare? Sì, qui in piazza ci porta il fatto che la guerra fra Russia e Ucraina sta continuando e anziché vedere venti di pace, continuiamo a vedere venti di guerra, cioè continuiamo a vedere che le nazioni esterne al conflitto, specie quelle del patto atlantico, stanno spingendo sul fuoco della guerra anziché cercare una via, una soluzione diplomatica. Allora, hai spiegato sul palco che la situazione non è recente, come si potrebbe pensare guardando la stampa tradizionale. Le radici affondano più indietro, brevemente. Sì, adesso conoscere il vero responsabile di questa guerra non è che si possa giudicare se è colpa di Putin o colpa di Zelensky, eccetera. Quello che si può dire e vedere, e che tutti avremmo dovuto vedere, è che si è iniziato nel 2014 dal colpo di Stato del Maidan ad avere un comportamento dell'Ucraina da parte di Kiev, quindi dalla parte est, dalla parte ovest, verso le popolazioni russofone, un comportamento molto discriminatorio, addirittura un comportamento di guerra. È anche vero che queste repubbliche hanno cercato di isolarsi, anche perché non potevano a questo punto farne meno. È anche vero che la Russia le ha aiutate, è vero tutto. Tuttavia, quello che dobbiamo riscontrare è che gli Stati Uniti d'America hanno spinto sul fuoco della provocazione nei confronti della Russia. Hanno la NATO, e quando dici NATO dobbiamo pensare comunque agli Stati Uniti d'America, ha cercato in ogni modo di provocare la Russia, che a un certo punto, con bombardamenti sul Donetsk e su Lugansk da parte dell'Ucraina, e a un certo punto la Russia ha dovuto intervenire a difesa delle popolazioni russofone. Benissimo. Allora, come può una forza politica emergente come 3V mettersi, insomma, a porre un freno, se ho capito bene, questa è l'intenzione, a una situazione che da decenni
e soprattutto negli ultimi anni si è intensificata a livello internazionale. Certo che la nostra aspirazione è quella di portare a conoscenza della gente, di più gente possibile, questo problema. La gente è disaffezionata alla politica, è disaffezionata ad interessarsi, ad approfondire i problemi sociali che ci sono anche fuori dal proprio circuito così di influenza. Noi cerchiamo di far capire che tutto quello che succede anche all'esterno non è casuale, ci sono delle regie ancora più in alto che vogliono certi tipi di comportamenti, perché questo procrastinare la durata della guerra non è voluto dalle persone ucraine che stanno subendo questa cosa, hanno le loro case distrutte, hanno i loro interessi, il loro lavoro ormai rovinato, ma questa insistenza arriva da un patto atlantico che ha interesse a che sia così, ha interesse ad indebolire la Russia, a sfiancare la Russia, a isolare la Russia, ma è impensabile, questa cosa è impensabile. Noi come piccolo partitino cerchiamo di portare verso di noi tutte quelle persone, che è un 50% di persone disaffezionate alla politica, in un secondo momento, ma prima di far capire che tutto quello che succede fuori dall'Italia, comunque sono cose che riguardano anche l'Italia. Siamo qui sempre da Piazza Grande di Modena con Paolo Pigoni, membro di Ancora Italia, appunto Modena. Benvenuto ai microfoni di Buzz, Paolo. Grazie, buongiorno. Allora, abbiamo ascoltato vari interventi dal palco, interventi sia partitici che di gruppi indipendenti. La domanda che pongo ai partiti di recente formazione è in che modo è possibile mettere un freno, come voi dichiarate di intendere, in un meccanismo che è di portata internazionale? L'unico modo per mettere un freno a questo meccanismo è una svolta che è sia politica sia culturale. La svolta culturale la stiamo già facendo perché partecipiamo a queste manifestazioni che vogliono dare risalto alla Costituzione e allo spirito del popolo italiano. La svolta politica deve essere il fatto di confrontarci anche con altre associazioni, altri partiti del dissenso per riproporre una politica che è stata deviata anni fa dall'interesse nazionale. Vedo un'immagine di Dante sulla bandiera di Ancora Italia, quindi direi l'aspetto culturale è preponderante nel partito che rappresenti. Vuoi dirci qualche parola in più? Beh, intanto posso dire che il nostro partito si rifà sia alle istanze sociali che ci sono sempre stati all'interno della Costituzione e anche al fatto che pensiamo che all'interno della politica ci debba essere uno spazio per la riflessione religiosa dell'uomo. Quindi l'uomo non è solo denaro, ma anche pensiero, e pensiero anche in qualche modo nei confronti della religione e della spiritualità. Molto bene, un'ultima parola sulla location dove ci troviamo, magari spieghiamo agli amici che ci seguono da lontano che significato ha questa piazza e proprio questa pietra davanti alla quale sto registrando queste interviste. Beh, questa è la piazza grande, la piazza centrale di Modena, e questa in particolare si chiama Pietra Ringadora, dove una volta si facevano appunto i discorsi, un po' come a Londra c'è un angolo per corners per gli oratori, e quindi è il cuore pulsante della città, dove tutta la città comunque passa, ed è importante finalmente ottenere questa piazza per avere almeno una voce che non squilla silenziosa mentre è all'interno del cuore di Modena. Amici di Buzz, siamo qui con Fabio De Maio, che oggi rappresenta ben due associazioni di cui ci andrà brevemente a parlare. Una è Terra dei Padri, l'altra è Comitato a Fermare la Guerra, comitato okay. Nazionale che si è formato l'anno scorso proprio per cercare di agire, come dice il nome stesso, contro le scelte che hanno portato l'Italia a schierarsi di fatto a fianco di uno
dei belligeranti del conflitto attuale attraverso l'invio di armi, ma anche attraverso le sanzioni all'altro belligerante che è la Federazione Russa. Benissimo, ecco, oggi il comitato è qui con un banchetto che raccoglie le firme per un referendum, vogliamo un attimino contestualizzare? Sì, il comitato a fermare la guerra ha aderito alla raccolta firme che i due comitati referendari hanno indetto, sono due comitati di referendari che però convergono su un unico obiettivo, quello di abrogare le disposizioni di legge che hanno permesso la fornitura di armi all'Ucraina. E quindi noi come comitato a fermare la guerra abbiamo dato l'adesione, oggi abbiamo visto molti cittadini, molti di coloro che avevano partecipato al corteo, apporre la loro firma e quindi dare un ulteriore contributo concreto a questa battaglia. Nella speranza che si vada alle urne se si raccoglie il numero di firme opportuno, è corretto? Se si raccolgono le firme necessarie, se la Corte Costituzionale giudica consoni i quesiti, si andrà, gli italiani potranno esprimersi. Ma già comunque il fatto di raccogliere queste firme è già comunque un segnale importante. La raccolta è cominciata di fatto da neanche due settimane e giungono notizie da tante città d'Italia di un numero importante di italiani che firmano. E quindi questo è direi fondamentale in questo momento, perché comunque è un segnale concreto di dissenso che viene inviato al governo centrale. Benissimo, allora adesso direi passiamo un po' a descrivere l'azione di Terra dei Padri. Si tratta di un gruppo territoriale in questo caso. È un circolo culturale che ha legami con tante altre realtà però sul territorio italiano, e il circolo La Terra dei Padri aderisce al movimento internazionale eurasiatista del professor Alexander Dugin ed opera quindi dal punto di vista culturale e dell'aggregazione per diffondere i contenuti dell'eurasiatismo, quindi la visione multipolare di un mondo formato da tanti centri decisionali e tanti aree geografiche, quindi che rappresentano anche più nazioni, che portano avanti tutte le loro identità, la loro visione in armonia e non con la costrizione della cosiddetta democrazia liberale occidentale che viene imposta da alcune decenni a suon di bombe, particolarmente dagli Stati Uniti d'America e dai loro alleati. Quindi il mondo multipolare è il mondo verso cui si sta andando, è il mondo dei BRICS, è il mondo delle nazioni che decidono autonomamente e liberamente di non sottostare più al ricatto del dollaro e quindi cominciano a utilizzare altre monete per gli interscambi. E più in generale nazioni che hanno anche sistemi differenti, culture differenti, religioni differenti, ma che hanno deciso di cooperare, di vivere nel rispetto reciproco, che è fondamentale per creare un'armonia tra i continenti, tra le nazioni e tra i popoli, che non sia viziato dal tentativo di un mondo, quello liberale anglosassone, di imporre la sua logica a tutto il resto del mondo. Il problema dell'Ucraina, come quasi tutte le guerre degli ultimi decenni, vengono proprio da questa pretesa occidentale di imporre la propria visione con una vera e propria logica neocoloniale a tutto il resto del mondo. E quindi la Terra dei Padri organizza presentazioni di libri, presentazioni, un mese fa abbiamo fatto una rassegna delle case editoriali, diciamo, che hanno una visione eurasiatista, che sono attivissime. Abbiamo presentato gli ultimi libri del professor Dugin, spesso il professor Dugin è intervenuto chiaramente in questi ultimi anni in streaming alle nostre iniziative, e questo è lo scopo principale del lavoro di Terra dei Padri, che però poi opera anche in collaborazione con altre realtà del territorio. La vita è diventata sempre più complicata e sempre meno umana e solidale. L'individualismo e l'egoismo regnano sovrani. Il nostro obiettivo è creare reti di mutuo soccorso che siano solidali tra di loro. Amici di Buzz, diamo il ben trovato a Doriano, che è membro di Ancora Italia, oggi però è venuto a parlare per Iskre Karting.
Iskra Carpi, ecco, che direi è opportuno contestualizzare. Chi siete e cosa vi proponete? Ma siamo inizialmente, il circolo che è molto piccolo, è un centro di documentazione, diciamo, di estrazione di sinistra. E allora come mai oggi la partecipazione ad una manifestazione a tema di conflitti internazionali? Ma perché anche noi capiamo che la situazione a livello internazionale è quella che comunque che non viene praticata, essendo poi sostanzialmente molta gente del fronte del dissenso e anche comunque in opposizione a quella che è il mainstream attuale, ma anche a questo sistema abbastanza dispotico che si sta imponendo in maniera così velatamente democratica, ma che di democratico ne mantiene solamente la facciata, ecco. Sembriamo più un po' una Repubblica delle Banane. Il discorso è che siamo finiti dentro il coordinamento contro la guerra perché riteniamo che comunque la soluzione si debbano essere trovate, chiaramente non è non dare le armi all'Ucraina e comunque trovare la diplomazia, che sembra quasi è diventata praticamente una parola che è disconosciuta al vocabolario. Ho capito. E ecco, ho ascoltato che ci sono tanti gruppi anche proprio di background diversi oggi qua in Piazza Grande a Modena. Com'è l'interazione qui sul territorio? Ma diciamo che è abbastanza buona, perché diciamo la cosa che ci sta unendo è proprio questo fatto di essere contro la guerra e favorevoli a una soluzione di pace, chiaramente diplomatica. E coglievo appunto l'occasione perché anche io sto cercando, e poi sto chiedendo in giro da parte di tutti, un impegno per capire come si può creare un'unione, cosa che non è ancora stata fatta dopo tante scremature, uniamoci, come si può trovare una soluzione, appunto l'ho detto anche oggi nell'intervento, a questi problemi qua, al fatto di poter riuscire a reagire in maniera democratica, chiaramente, a questa situazione dove lo Stato italiano ci sta portando. Di fatto, come ho detto, siamo diventati belligeranti quando sostanzialmente noi con la Russia e come europei siamo sempre stati legati storicamente. Ecco. La cosa che mi dispiace di più è stato dovermi trovare qui a passare dai libri di storia all'azione pratica contro questa, cioè trovarsi in mezzo a questa situazione qua di stato di guerra indotta che ci stanno proponendo, perché se guardiamo bene sono di guerra, ce ne saranno 10, 15, 20, non vengono contemplate, viene contemplata solamente questa qua perché chiaramente è legata a degli interessi specifici e questi interessi sono chiaramente del sistema globalista di Davos, del Bilderberg e tutto quanto. Del resto poi insomma le cose sono abbastanza evidenti, ce le dicono, ce lo scrivono, ce la cantano e ce la suonano, però noi siamo talmente distratti da quelle che sono tutte le finte necessità che ci danno, che spero che non ci troveremo a un certo punto a scontrarci con la dura realtà, quando non ci stringeranno sempre di più le nostre libertà e la nostra possibilità di esprimerci. Chiarissimo. Allora Doriano, in bocca al lupo per tutti questi progetti e spero di averti ancora presto ai microfoni di Buzz. Va bene, grazie a te, un saluto a tutti quanti. Ecco, comunque, come diceva padre Mariano una volta, pace e bene a tutti. Grazie. Ha ha ha.